What in reality is just a person standing near a slowly passing train turns into a viewer observing the magic of the screen. Have a drink? Oh, don't go away. Looking in? Wrong way. Get in and look out. Meglio per il ragazzo. Puoi dirlo forte, tu dimmelo e io lo farò. Bravo. Allora convinci Mowgli ad andare al villaggio degli uomini. Ti ha dato di volta il cervello. Io gli avevo promesso che poteva restare qui nella giungla con me. Ma il punto è proprio questo. Fino a quando lui rimane con te, è in pericolo. Quindi spetta a te. Perché a me? Perché a me non darebbe retta. Ma io gli voglio bene. Io gli voglio bene come se fosse un cucciolo mio. Allora pensa a che cosa è meglio per Mowgli, non per te. Non potrei aspettare fino a domattina. Già mattina, non lo vedi? Coraggio, Balù. Come faccio? Mowgli? Mowgli? Ah, è ora di alzarsi. Oh, ciao, Balù. Ciao. Ehi, strofinati bene gli occhi e svegliati. Tu e io dobbiamo fare una lunga camminata. Bene, ci divertiremo un mucchio insieme. Certo, sì. Già. Mowgli, senti, figliolo, c'è una cosa che devo dirti. Che cosa, Balù? Accidenti. Com'è che l'aveva messa il vecchio Buggy? Ah! Mowgli? Ah. Tu non la sposeresti una pantera, vero? Io non so nemmeno di che cosa stai parlando. Mowgli, ma non ti rendi conto che sei un essere umano? Non lo sono più, Balù. Adesso sono un orso come te. Amico mio, senti, ascoltami bene. Fatti sotto, Balù. No, su, Mowgli, dai. Fermati. Stammi un po' fermo. Io devo dirti una cosa. Su, ascoltami. Che ti prende, vecchio papà orso? Senti, Mowgli, io ho cercato di spiegartelo. È tutta la mattina che ci provo. Devo portarti al villaggio degli uomini, hai capito? Al villaggio degli uomini? Sta a sentire, figliolo, lascia che ti spieghi. Ma avevi detto che eravamo amici. Credimi, figliolo, io... Tu sei esattamente come il vecchio Baghera. No, aspetta un momento. Adesso non esagerare. Ehi, Mowgli, dove stai andando? Aspetta! Ehi! Ehi! Dai retta al vecchio Balù! Mowgli! 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 Allora, che mi dici? Com'è andata? Dunque, tu non mi crederai. Insomma, senti, Baghera, io ho usato le stesse parole tue e lui mi ha piantato in asso. Non restare impalato. Separiamoci. Su, presto, presto, dobbiamo trovarlo. Non lo trovo.
Avevo dormito sempre nei due giorni di viaggio per raggiungere la Sicilia, dove non tornavo dalla morte di mia madre. Qualcuno mi aveva mandato a chiamare. Non ero riuscito a capire bene chi, ma volentieri avevo lasciato la mia casa di Roma, dove la pena di vivere mi era diventata insopportabile negli ultimi tempi. Da quando ero entrato in casa, non mi sentivo solo. Qualcosa brulicava nell'ombra degli angoli delle stanze. Ombre nell'ombra mi guardavano, mi spiavano. Mi guardavano con tanta insistenza che alla fine, per forza, mi sono voltato. Ma certo, mamma, sei tu che mi hai chiamato. Sì. Io, Luigi. E questa è la tua musica, la riconosco. Mi ricordo quando ce la cantavi. Ti ho chiamato per dirti quello che non ho potuto per la tua lontananza prima di staccarmi dalla vita. D'essere forte, mamma, vuoi dirmi vero? Oggi come ieri, come sempre. Ridi di me, eh? Invece dimmelo, mamma, ne ho bisogno. Per questo sono venuto. Rilassati invece. Guarda che essere forte non significa dover vivere sempre così. Significa saper vivere anche così. Mio Dio, mamma, le tue dita. Vedi, Luigi, come il corpo si era ridotto. Per questo la morte è venuta. Doveva venire. No, non piangere, Luigi. Se mi vuoi bene, così mi devi pensare. Come mi vedi qui ora? Viva! Mamma, viva, sì, viva. Ma io non piango per questo. Certo, mamma, che io ti penso. Ti vedo così come sei qui. Riuscirò sempre a immaginarti come ti immagino ora, viva, seduta sulla tua poltrona. Ma io piango per altro, mamma. Io piango perché tu non puoi più pensare a me. Quando stavi seduta qui in questo angolo, io dicevo, se ella da lontano mi pensa, io sono vivo per lei. E questo mi sosteneva, mi confortava. Ora che tu sei morta, e non mi pensi più. Io non sono più vivo per te. E non lo sarò mai più. Ormai io faccio fatica, figlio, a seguirti nei tuoi discorsi. Sono diventati troppo difficili per me. Eppure, una cosa io sento di poterti ancora dire. Impara a guardare le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne proverai il dolore, certo, ma quel dolore te le renderà più sacre e più belle. Forse è solo per dirti questo che t'ho fatto venire sin qua. Io lo so, mamma, cosa guardano nei tuoi occhi. La vela di quella tartana, vero? Thank you.
Fuoco!